They are the Castiglione brothers. And this is an original recording from 1987, where Achille talks about Tatia. Questa è una lampada che è interessante per la sua storia ed è interessante perché qualcuno oggi la confonde per un oggetto postmoderno. Ecco, e questo ci diverte molto perché è del 1962 e noi non avevamo nessuna intenzione proprio di mio fratello di fare una lampada postmoderna. Vi devo dire, questa lampada è stata pensata in modo sbagliato, è bello dirlo, e aveva delle materie plastiche trasparenti che servivano a fare questa coppa. Quando abbiamo fatto questa bella scoperta, abbiamo messo lì l'oggetto e la materia plastica scaldata diventava piatta e quindi il nostro progetto era completamente sbagliato. Ecco, allora l'abbiamo realizzato col vetro. But let's take a deeper look into how the ball is made. The glass ball is made in Murano, Venice, and the process is time-taking and meticulous. First, the sand goes into a refractory brick oven, becoming an incandescent magma, like honey, at 1600 degrees Celsius. Through a 2.5-meter-long stainless steel pipe, expert men blow this honey into an underground mold, the very same one from the 60s. Detached with water from the pipe, the ball is later deposited into a muffula oven for 24 hours, slowly reaching ambient temperature. The ball is later sent to be manually cut, obtaining the final shape of the ball. A handmade, unique glass bowl with outstanding transparency, dimension and quality features. E vedete che quella base a parte colonna, diciamo, è una camicia che è fatto per raffreddare quella specie di fornello. Alla base di quell'oggetto si forma un riscaldamento talmente forte per cui aumentarne il volume di superficie vuol dire raffreddare la cosa, come un motorino, come le alette di un motorino. Technology has improved and today Tatia is equipped with a bright LED, making the light coming throughout the reflector dimmable. The specs may have changed, but the design stays the same as the Castiglione brothers draw.